Questo museo a me è particolarmente caro perché mi ricordo quando aprirono appunto le volte sotto il transetto della cattedrale, che erano un ambiente piuttosto misterioso, con questo pozzo che si diceva che fosse il pozzo dove erano stati buttati i cadaveri del Sacco di Prato, no? E quindi poi adesso credo che non sia così, anzi sono piuttosto certo che sia stata un po' smentita questa cosa, però era, per un ragazzo giovane era piuttosto interessante perché era macabro. E poi di fronte a questo pozzo c'era questa stanza nella quale venivano messi i cadaveri dei membri del capitolo della cattedrale che in qualche modo stavano lì a seccare, quindi c'è questo canale in cui dovevano andare gli umori, insomma, tutta una cosa che mi svegliava molto la fantasia. Poi c'è questa cappella sotto di Santo Stefano con questi bellissimi vespai di terracotta per scaldare, che mi ricordava appunto il tepidarium, il calidarium, insomma, delle terme romane. Quindi è un posto che mi è sempre piaciuto moltissimo, ci torno sempre con piacere qua. La storia è relativamente recente, perché il museo nasce nel 67, anche se se ne parlava fin dagli anni 20 del Novecento, come museo che doveva ospitare opere che provenivano dalla cattedrale che non erano più utilizzate. E nel 67, in un momento anche di espansione per la città, l'azienda di turismo dell'epoca, la diocesi, misero in piedi un piccolo museo, due sale, le prime due sale, diciamo, del museo, che contenevano quasi tutte opere legate appunto alla cattedrale. Negli anni seguenti, però, sia il fatto che certe zone marginali del territorio si andavano spopolando, quindi certe chiese erano meno sicure, eccetera, se necessario anche conservare in maniera migliore certe opere che erano a rischio di furti, purtroppo. E quindi progressivamente con l'ampliamento del 76 il museo si ingrandì sempre intorno al chiostro romanico, perché un po' il museo si sviluppa intorno a questo chiostrino romanico dal quale stiamo riprendendo, e vennero collocate nel museo non solo i rilievi del pulpito di Donatello, che furono tolti dall'esterno per motivi conservativi. All'epoca ci fu una grossissima discussione in Prato, si era giusto togliere dall'esterno l'originale per metterlo nel museo. Probabilmente Curzio Malaparte avrebbe detto che non era giusto mettere nel buio di un museo un'opera di questo tipo, però in realtà se non l'avessimo fatto oggi del pulpito di Donatello rimarrebbe relativamente poco, purtroppo il clima pratese non è dei migliori. Quindi pulpito di Donatello e altre opere provenienti dal territorio per sicurezza vengono conservate qui nel museo nel 76. Poi nell'80 c'è un ulteriore ampliamento perché vengono restaurate e ricollegate al museo le cosiddette volte, cioè gli ambienti sotto le cinque cappelle del transetto della cattedrale, che sono un ambiente molto suggestivo che attualmente costituisce l'ingresso del museo e che conservano praticamente sepolture, perché era una zona di sepolture, non era una vera cripta, dal 1326 fino a al 700, fino all'editto della fine del 700, che vieta le sepolture all'interno delle chiese in qualche modo. Poi ci sono stati altri piccoli ampliamenti negli anni 80 e 90, fino all'ultimo recente, che è la nuova sezione didattica che abbiamo appena concluso, appena inaugurato, anche se c'è da allestire ancora un po' di strutture, però è l'ultimo ingrandimento del museo. A questo punto non c'è neanche più spazio, anche volendo, abbiamo occupato tutti gli spazi possibili intorno alla cattedrale. Il museo è ricco di opere d'arte, veramente di artisti importanti, però è anche significativo come struttura, cioè il museo racconta un po' tutta la vita di quest'area. Quindi direi che a partire dallo scavo che fu fatto per ricollegare varie parti del museo, nel quale trovammo resti etruschi addirittura, e i resti, lo scheletro della prima pratese della quale si conserva il ricordo, un po' la nostra Lucy, volendo, una donna che è vissuta nell'880 d.C., che è vissuta circa una sessantina di anni, della quale sappiamo l'altezza, era alta 1,52 m circa, che aveva partorito nella sua vita, che non era sicuramente una donna ricca, non abbiamo trovato nessun resto di bottoni o gioielli. Però è stata seppellita con molta cura, con amore sicuramente, una donna che deve aver fatto una vita intensa, lunga per l'epoca, e è un po' il ricordo della prima pratese vera e propria, perché in quest'area, nell'area proprio del museo e del palazzo, nasce il primo nucleo della città, il nucleo medievale della città, Borgo Alcornio.
E intorno a questo borgo al Cornio e alla pieve di Santo Stefano, che diventerà poi la cattedrale, si sviluppa tutta una vita che il museo in parte ancora può raccontare, perché già questo spazio nel quale ci troviamo, il chiostro romanico, costruito intorno al 1170, è il luogo nel quale la comunità che viveva nella pieve di Santo Stefano svolgeva la sua vita all'esterno, cioè era un luogo di contemplazione all'aperto ma al coperto, quindi qui c'era la scuola dei cantori, la scuola dei chierici, qui c'era l'abitazione dei canonici, quindi era proprio il luogo di vita, un po' come in un convento, solo si tratta di una struttura diciamo diocesana, però era un luogo di vita comunitaria, e quindi ogni ambiente qui racconta qualcosa nello spazio vicino al pulpito di Donatello, vicino alla sala del 400, nello scavo abbiamo trovato resti di una cucina, quindi ciotole, cose combuste, eccetera. Nello spazio sotto dello scavo archeologico ci sono delle fornacette, forse da metalli o da pane, che ci raccontano come probabilmente i muratori dell'epoca o i manifattori dell'epoca lavoravano per la costruzione e per l'ampliamento della chiesa. Quindi tutta una serie di piccoli elementi di vita, che sono le fornaci, ci hanno ancora il carbone dentro, insomma, elementi suggestivi che possono raccontare ciascuno un frammento di storia. Sono anche gli elementi che di solito nelle visite con i ragazzi sono quelli che trovano più interesse, perché in qualche modo li contestualizzano un'opera o un elemento con la vita del tempo, insomma. Ma la parte che è uno scrittore che ovviamente a me piace moltissimo, non credo che Maledetti Toscani sia il suo libro migliore, francamente, perché dà un'idea molto stereotipata della toscanità, come a volte c'è appunto in certo cinema, anche lì si distingue l'epoca, no? Quando è veramente spontaneo, tipo il primo Nuti, e poi diventa invece maniera. Questo libro di Malaparte è molto di maniera. Gli aspetti, diciamo, interessanti, poi Malaparte, essendo persona intelligente, non dice mai delle falsità assolute, ovviamente, del carattere pratese come descritto da Malaparte, questa irriverenza che deriva dal fatto di non aver, come dire, di non considerare sacro niente, che è poi un carattere toscano generale, ma che Malaparte, come dire, fa partire da Prato. Questa è una cosa che, insomma, sì, forse è un po' così. È ancora un po' così, questa laicità dello sguardo del pratese, non so quanto ci sia ancora oggi, però a me fa molto ridere questo fatto quando lui racconta che appunto questa è un'altra cosa che le persone di una certa età ricordano bene, cioè quello che si trova negli stracci, no? Questo discorso della lana rigenerata, che tutti i pratesi di una certa età hanno a casa dei mucchietti di roba che si trova negli stracci. A me li portava mio padre, mio nonno, insomma, le monetine che potevano essere monete tipicamente americane, da lì passava anche un pochino sto sogno americano. All'epoca di Malaparte si trovavano cose molto più esotiche, per cui lui racconta che si trova una mano di morta, no, che lui si porta a casa e si sogna anche la notte, oppure addirittura una testa di un vecchietto del Venezuela con cui i pratesi si mettono a giocare a palla in piazza San Francesco. Questa è una cosa che la vedo bene, ecco, sì. Con Prato ho appunto un rapporto un po' così, penso simile a quello di molti pratesi, nel senso che Prato è invisibile per chi ci vive, insomma, fino a una certa età, per chi ci abita, Prato è totalmente invisibile, diventa un luogo dove uno va a dormire, però poi dopo se studi, fai l'università a Firenze e così via. Io non ho vissuto Prato fino a età piuttosto avanzata, per il discorso che facevamo anche prima del fatto che Prato non è accogliente in un senso, come posso dire, non lo è stata in un senso come poteva esserlo Firenze o così. E poi dopo però cominci invece ad apprezzare proprio questa discrezione di Prato. Io trovo che in realtà non trovo che si sia perso qualcosa, se non quello che fa parte della memoria della gioventù di ciascuno, ma quelli sono fatti personali. E io penso che Prato sia cambiato complessivamente in meglio. Non vedo che c'è un buon rapporto con il proprio passato e che non è così puramente monumentale, quindi io non sono, come dire, non ho nostalgie se non per me, ma non per la città.
Beh, diciamo che Prato ha una certa vocazione al contemporaneo, l'ha sempre avuta. Inizialmente con un collezionismo privato, gli industriali pratesi investivano in opere d'arte non tanto perché forse le apprezzassero, ma in certi casi proprio perché era un buon investimento. Qualcosa però è poi penetrato piano piano, progressivamente, quindi c'è questa sensibilità, direi, maggiore rispetto a tante altre zone per il contemporaneo. Beh, anche un museo, secondo me, deve documentare tutti i periodi, cioè non si può fossilizzare in quello che la tradizione riconosce come il periodo più bello della storia dell'arte. E nello stesso tempo crea suggestioni e queste suggestioni le crea anche sugli artisti. Cioè, noi abbiamo tentato varie volte, la festa degli artisti per il Beato Angelico, per molti anni abbiamo fatto delle piccole mostre all'interno del museo con artisti contemporanei che, ispirandosi al museo, ispirandosi a opere del museo, hanno realizzato o hanno portato delle loro opere. Non lo so come andrà a finire, penso sia, come si dice, no, un laboratorio interessante da questo punto di vista, Prato. Il tutto va con una lentezza esasperante, nel senso che appunto i cinesi ormai da un bel po' che sono qua e ancora non si vedono segni di una vera integrazione. Tutto è complicato ovviamente dalla crisi economica e quindi sono cose che hanno sicuramente sporcato un processo che sarebbe stato forse più lineare se fosse stato un'altra epoca. Io ovviamente, come qualunque persona sana di mente, mi auguro che verrà un momento in cui si vedranno per strada coppie miste molto di più di quanto ci sono adesso, e che credo che questo poi i ragazzi giovani o dei nipoti così, poi molte volte è nella testa delle persone un po' più di una certa età, ma insomma stia già accadendo, ma credo che stia accadendo adesso, ecco. Per quelli della mia generazione ancora c'è un po' una barriera rispetto a questo, però ovviamente mi auguro che venga fuori un gran casino, ecco, che venga fuori un gran mescolone. E il museo poi ospita anche nella collezione permanente alcune opere di arte contemporanea, a partire dalla Dormitio Virginis di Emilio Greco, che fu realizzata nell'83-84 dopo il furto del paliotto in argento settecentesco dell'altare della Cintola. La città decise invece di fare una copia, che sarebbe stata forse la soluzione più scontata e più semplice, di far fare un'opera d'arte contemporanea, quindi inserire in una cappella trecentesca un'opera contemporanea. Emilio Greco era tra gli artisti più affermati ancora viventi, già molto anziano ma ancora molto vivace mentalmente, e ci realizzò questo splendido paliotto del quale il bozzetto è nel museo. E poi qui nel chiostro romanico ci sono due installazioni che sono la più antica del 98, Trio di Giuliano Juman, che è docente di vetrata a Brera, è un suo dono dopo una mostra che lui fece in questo spazio, perché gli spazi sono decisamente suggestivi, sono state fatte qui varie mostre anche d'arte contemporanea. E quindi quelle tre vetrate a gran fuoco di Giuliano Juman sono il resto di questa esposizione. Nel 2001, poi, alla conclusione degli interventi che portarono alla trasformazione del presbiterio della cattedrale, voluto dall'allora vescovo Gastone Simoni, fu fatto il nuovo altare, l'ambone e il candelabro pasquale. Ecco, queste tre opere furono affidate a Bob Morris, che è un artista importantissimo della minimal art americana, forse l'esponente più noto, amico di Giuliano, e che, pur non essendo cattolico, quindi con molta modestia, con molta disponibilità, ha cercato di capire che cosa è un altare, un ambone, un cero pasquale, e li ha realizzati in cattedrale. Poi, visto che uno dei suoi amori è proprio Donatello, e quindi proprio nella sua vita c'è sempre stato questo legame, essendo qui nel museo una delle opere più celebri di Donatello, Morris creò questa composizione, 4 per Donatello, che è qui nel chiostro romanico. Sono 4 monoliti in diorite spagnola che
formano quasi la base di una piramide e vedute dall'alto formano una specie di croce. Ecco, questo è un suo omaggio di sintesi dell'opera di Donatello. Queste sono le due opere, ma in più un'altra opera, diciamo, interessante di un artista completamente diverso, Venturino Venturi, sono 15 lastre di una Via Crucis incise sull'alluminio. Questo artista era un disegnatore notevolissimo, ma che poi è arrivata a una sintesi del segno, alla ruola, agli artisti di quel periodo, ha realizzato e fu acquistata pochi anni fa e inserita nelle volte della cattedrale. Sì, il Museo dell'Opera del Duomo non riguarda solo il Duomo, la cattedrale, ma appunto fin dagli anni 70 un po' tutto l'intero territorio. E visto che il tema più forte che ci riconosciamo all'interno è legato al culto della reliquia della Sacra Cintola, che è un po' il palladio della città, l'elemento che connotava la pratesità e che in qualche modo era portatore dell'istanza di autonomia di Prato nel periodo medievale contro Firenze e Pistoia, perché Prato è sempre stata una città stretta fra queste due realtà. Diciamo che il legame della Sacra Cintola, che proprio come costituzionalmente collega, unisce, lega cielo e terra, umano e divino, ma in qualche modo anche la nostra città, si trova in questo museo in maniera abbastanza evidente, dai pulpiti trecenteschi ai reliquiari che hanno contenuto dal 400, nel 600 la reliquia e così via. E diciamo, questo elemento, la Sacra Cintola, non si limita alla cattedrale, ma ha portato sviluppi notevoli a livello di culto mariano, per esempio nel territorio. I santuari mariani della Pietà, del Soccorso, del Giglio, di Santa Maria delle Carceri, sicuramente il più bello, sono strettamente connessi a questo culto. E queste stesse chiese, almeno parte di queste chiese, hanno riferimenti anche col museo, cioè in qualche modo attraverso il culto mariano e attraverso la rappresentazione delle immagini mariane, dalla più antica Madonna del Latte duecentesca, che è un affresco che è nella prima sala, fino appunto alla Dormizio di Emilio Greco del 1984, 83-84, c'è cioè questo collegamento, questo legame.